Ciao ragazzi e bentornati per una nuova intervista. Oggi andremo a intervistare Alberto Giusti. Conosco Alberto ormai da tanto tempo. Parleremo con Alberto oggi di digital transformation e andremo a vedere come dal crowdfunding possiamo andare a creare poi un imprenditore digitale. Quindi lasciamo che Alberto inizi a raccontarci qualcosa di lui. Ciao Alberto e benvenuto fra di noi. Grazie Ciao Mirko, grazie dell'invito. a te di essere venuto con noi. Vuoi raccontarci un po' chi sei, cosa fai e perché sei un esperto di crowdfunding? Chiaro. Allora, chi sono? Sono un imprenditore seriale in ambito digital. In realtà ne ho fatte dal 98 al 2006, ne ho fatte 6, ne ho vendute 4, ne ho chiuse 2 e oggi ne faccio altre, ma soprattutto faccio business angel. Sono socio in questo momento di 23 in ambito digital in 7 paesi, per cui mi sento abbastanza inserito nell'ecosistema. Un cicinino di esperienza, diciamo che ce l'hai per parlare di questo mondo. Qualcosina, qualcosina. Mi diverto molto con tanti soci. In questo momento ho 357 soci e con loro facciamo delle belle cose. Mamma mia, io non riesco a sopportarne uno, immagino la vita con 357 cosa non sia. La verità è più facile avendone tanti. Cioè, io dico sempre, che lavoro fai? Faccio il jolly. Senza jolly si gioca lo stesso, ma col jolly è più divertente. Quindi sono sempre un'aggiunta ai vari modelli di business e tendenzialmente sto con persone che hanno piacere di giocare col jolly, per cui tendenzialmente la qualità della vita viene preservata, mettiamola così. Oh, beh, meno male, che è l'aspetto più importante in un'azienda, perché quando sbagli il socio sono gioie e dolori. Bene, allora andiamo a vedere le tre domande di cui parleremo oggi, che ti faremo oggi. La prima è come può una PMI approcciarsi al mondo del crowdfunding? La seconda, quali sono le considerazioni di partenza per impostare correttamente un nuovo progetto digitale? E l'ultima è possibile integrare il lancio di un nuovo progetto digitale con il supporto di una campagna di crowdfunding. Partiamo dalla prima, che è come la PMI può approcciarsi a questo mondo di crowdfunding. Quali sono gli step che dobbiamo usare? Allora, come ogni altra cosa della vita, per approcciarsi a qualcosa bisogna conoscerlo. Io suggerisco che il modo migliore per conoscerlo è innanzitutto, comprarsi un libro e leggerne in maniera strutturata. Poi, se uno compra il mio o quello di qualsiasi altro, intanto va bene che ne compri uno e veda il mondo del crowdfunding. Anche perché quando si parla di crowdfunding si parla di diverse tipologie di crowdfunding. Crowdfunding donation based, le donazioni come le conosciamo, crowdfunding lending based, campagne di prestiti che dei soggetti fanno ad opera di altri soggetti, che possono essere lending peer-to-peer, cioè da persona a persona, o lending da peer a un solo soggetto, cioè ci possono essere diverse modalità. Campagne di crowdfunding reward based, essenzialmente prevendita di un prodotto o servizio nuovo, e qua cominciamo a interessare pesantemente una PMI, una startup che possa voler lanciare il proprio prodotto o servizio in crowdfunding reward based perché qualcuno se lo possa pre-comprare, uno vede le adesioni prima e ha una folla di early adopter a cui anche da interrogare, da interagire con loro per capire, perché sono normalmente soggetti che vogliono far nascere questo nuovo progetto insieme all'azienda. E poi il crowdfunding equity based, in realtà è quando questi soggetti diventano poi anche soci dell'azienda. Diventa interessante ragionare su dei modelli di reward più equity, cioè prima mi aggrego alla crowd prelanciando uno o più prodotti della mia startup, della mia azienda, poi questi stessi soggetti federarli all'interno di una campagna di crowdfunding equity based, quindi facendo diventare gli stakeholder che diventano shareholder, diventano soci e mi possono portare altri benefici. Qua è bellissimo l'esempio di Brewdog, una società scozzese che dal 2009 ad oggi ha fatto in serie 8 campagne di equity crowdfunding una dietro l'altra. Una bella società con bei valori, con bei principi, con un purpose molto definito, con una condivisione di valori, cioè con valori molto belli che tanti vogliono condividere. La sostanza però è che in 8 campagne di crowdfunding equity base ha raccolto 88 milioni di dollari, arrivando a una valutazione di questo birrificio di 2 billion, di 2 miliardi. Assolutamente. Ma in Italia esistono delle piattaforme dove possiamo fare questo che tu ci dici? Dobbiamo farlo noi stessi? C'è qualcuno possiamo trovare una figura come la tua a
a cui poter chiedere un supporto? Qual è la miglior soluzione? Allora, il primo suggerimento è stare dall'altra parte per un po' di campagne, cioè come al solito per conoscerlo, perché non incominci a diventare un supporter di campagne di crowdfunding reward based o di campagne equity based per uno, due, tre volte, così vedi gli altri come ti gestiscono. L'altro suggerimento è andare a trovare delle campagne limitrofe rispetto a quello che vuoi fare tu per vedere cosa hanno fatto gli altri. Tutte le campagne sono pubbliche, si possono fare tutti i compiti a casa che si vuole. La verità è che molto pochi di quelli con cui ho interagito nella mia vita poi fanno davvero i compiti a casa e vanno a vedere cosa hanno fatto gli altri nel profondo prima di decidere come fare la propria. Quando si vuole fare una campagna di crowdfunding, sia che sia reward based sia che sia equity based, si può fare concettualmente sia su campagne nazionali sia su piattaforme internazionali. Più facile su reward based. Reward based, la piattaforma d'elezione la più grande che c'è è Kickstarter. La seconda è Indiegogo. La seconda, essendo seconda, naturalmente quella un po' più dinamica nelle modalità e quindi ha senso guardarle entrambe, e il suggerimento è: se qualcuno vuole lanciare una campagna su Indiegogo anche a livello internazionale, parliamone seriamente, perché su questi schermi poi magari ti do qualche notizia interessante a livello di Indiegogo okay. E di Italia. Okay. Dall'altro lato invece... Tu scusi, ti interrompo. Quindi tu sei anche una persona che aiuta queste aziende a poter impostare nella maniera corretta l'approccio di queste campagne. Diciamo così, io sono diventato competente perché sono socio di una società che ha lanciato ad oggi 25 progetti di crowdfunding reward based su Kickstarter, raccogliendo più di 7 milioni e mezzo di dollari. E quindi mi sento di dire che un po' di cose l'ho fatte. Poi tu guarda, ci ho scritto un libro, sono docente di corsi di crowdfunding, sono un esperto della Commissione Europea sull'ambito crowdfunding, ho fondato l'European Crowdfunding Center di cui sono direttore, qualcosina del crowdfunding ne mastico. Il suggerimento, come al solito, è anche per poter scegliere i giusti partner dell'iniziativa, prima studiate un po' voi, cioè non affidatevi a nessuno, me compreso, cioè diventate sufficientemente competenti per sapere almeno scegliere con chi fare la strada o farla in autonomia, ben venga. Cioè non ci sono dei grandissimi esperti di crowdfunding perché è una disciplina nuova. Quando l'ho approcciata io nel 2012 faceva mezzo miliardo di dollari di fatturato annuale, cioè di giro d'affari annuale, in questo momento fa 704 miliardi di dollari, per cui ho fatto 1400 per in 9 anni, interessante, cioè... è un ambito da studiare, dove anche se uno si mette a studiare la competenza che sviluppa probabilmente se la rivende n volte, anche perché la prima campagna di crowdfunding che fai la crowd te la devi creare da zero tra virgolette, la seconda campagna di crowdfunding che fai ha la crowd della prima in più quello che fai sulla seconda, la terza hai quella della prima e della seconda e ti devi fare un pezzo della terza, cioè man mano che vai avanti è sempre più facile a fare progetti sempre più impattanti concettualmente. Ok, ma il crowdfunding possiamo vederlo come un'alternativa dall'andare in banca a chiedere un finanziamento? Cioè può essere visto come... Quella formula lì, allora, naturalmente il crowdfunding più interessa, tutti si concentrano sul crowdfunding equity based, trovo dei soci che mi mettono dei soldi all'interno dell'iniziativa. In realtà il più interessante è il reward based, trovo delle prevendite, cioè qualcuno mi dà dei soldi prima per un prodotto che gli do dopo e non cedo nessuna equity. Quindi sì, sia nella parte reward based, sia anche nella parte equity based, può essere un'alternativa. Il libro che ho scritto è Crowdfunding dai sogni ai soldi, come finanziarsi evitando le banche. Quindi certo che può essere un'alternativa alla banca. Nell'equity base normalmente quando qualcuno va in crowdfunding deve avere già un'attività iniziata e una storia. Se uno va a vedere però come deve essere questa storia, va a vedere, che ne so, noi abbiamo un osservatorio delle campagne di crowdfunding equity based fatte negli ultimi 18 mesi in Italia. Se uno va a vedere quelle degli ultimi 18 mesi, ad esempio, vede che le cifre raccolte, le valutazioni delle società rispetto all'andamento delle aziende negli ultimi 2 anni, come dire, non sono proprio collimate rispetto alla valutazione che farebbe un fondo di private equity per dare i soldi a una società. Per cui il crowdfunding diventa un modo più facile rispetto ad andare nel mercato della finanza tradizionale per raccogliere soldi delle valutazioni più alte in questo momento. Ok, ottimo, ottimo spunto, quindi diciamo che può essere per tanti che vogliono iniziare la loro avventura, può essere un ottimo strumento per da cui poter partire per lanciare il loro progetto, la loro idea, non solo magari in Italia ma anche a livello un po' più grande. Sì, il suggerimento è quello di
come al solito, non è che siamo nati in questa geografia e allora dobbiamo pensare a questa geografia. I migliori lanciano campagne di crowdfunding in lingua inglese a livello internazionale. Io ad oggi non ho mai fatto una campagna di crowdfunding reward based sull'Italia, l'ho sempre fatta soltanto internazionali. Peraltro l'azienda in questione, di cui parlo, è un'azienda inglese, per cui sono socio e abbiamo lanciato sempre worldwide. Naturalmente se la crowd è più ampia ci sono più potenzialità di raccogliere denaro. La prima campagna di crowdfunding che abbiamo fatto nel 2012 avevamo come obiettivo di raccolta $5,000 e abbiamo raccolto $364,000 in 30 giorni. Quindi succede. Infatti vedo molto spesso, io uso ogni tanto Kickstarter per comprare qualche, finanziare qualche prodotto che poi arriverà, e molto spesso vedo delle campagne che vanno spesso in overfunding e ottengono più finanziamenti. Io dico sempre che se sei tu a decidere qual è il livello di successo della campagna, se sei tu a decidere quando partire con la tua campagna, se il primo giorno in cui lanci non vai in overfunding, vuol dire che strategicamente hai sbagliato qualcosa. Per cui tutto il lavoro per lanciare una campagna di crowdfunding si fa prima e nel primo giorno si va in overfunding. Punto, fine della frase. Ah, ok, proprio velocissimo. Anche perché lo decidi tu qual è il limite, cioè non è che il limite deve essere quello minimo tale per cui davvero magari riesci, cioè perché normalmente arriva qualcuno da me che dice ok, voglio fare la campagna di crowdfunding così, ok, devo raccogliere almeno 100.000 euro, va bene, ma se ne raccogli 80.000 non lo fai, ah no, vabbè, ma anche 80.000 tutto sommato, va bene, quindi se ne raccogli 60.000, no, ma anche 60.000, eccetera. Ok, quindi 60.000, tutto sommato. E se fosse qua, cioè qua, piuttosto di non riuscire a 40, ma 40 però potrei riuscire. E se fosse 30? Ma con 30 se ci metto anch'io qualcosa, tutto sommato, se me li danno. Ok, quindi, 20 di sicuro. 25? Ah, 25 magari. Ah, allora mettiamo 25. E 25 il primo giorno magari. Poi scopri che fai 300. Ma perché il 25 del primo giorno l'hai bruciato passando di lì e poi, ah, ma allora sì, c'è quell'hype che invece magari hai messo 100, non riesci ad avere lo stesso hype e non riesci a fare neanche 100 al posto dei 300 che hai fatto facendo i 25 come obiettivo. Assolutamente sì. Va bene, perfetto. Passiamo alla domanda numero 2, che è: quali sono le considerazioni di partenza per impostare correttamente un nuovo progetto o prodotto digitale, perché no? Cosa dobbiamo fare? Finalizzata una campagna di crowdfunding, il focus principale è sul crowd, cioè tutti si concentrano sul funding, ma in realtà l'obiettivo è creare la propria crowd, quindi la propria crowd, gli early adopter, che siano quelli che sai già che al primo giorno ci metteranno quel denaro che serve, sia che sia reward based sia che sia equity based. Per cui si dice che normalmente una campagna di crowdfunding almeno il 40-50% del funding e della crowd la porterai tu tra family and friends, da quelli che ti conoscono già. Per cui l'obiettivo è lavorare su quello, e se sei consapevole di questo sai già esattamente quanto potrai andare a raccogliere. Cioè se io so che ho raccolto, non lo so, 1000 persone che idealmente mi metteranno un chip e questi qua mi faranno raggiungere 30.000 euro di prevendita o di equity based, allora sai che il massimo che potrai andare a raggiungere negli ordini dei 60, 70, 80 mila euro, non di più. Perché? Perché la crowd di riferimento di base da cui partire è quella dimensione lì, e quindi è una proiezione di quello che poi potrai avere al massimo in futuro. Ma una volta che faccio questi progetti, questo crowd iniziale, e metto il mio progetto, magari, che ne so, su Kickstarter, su Indiegogo, è bene fare magari delle campagne parallele di pubblicità per portare le persone a conoscenza di questo progetto? Non serve? Normalmente si fa una landing page o sulla pagina direttamente delle piattaforme o sulla propria pagina per raccogliere la prima crowd propria, non che poi va sulla piattaforma, per poi usarla per quando c'è il lancio, buttarla all'interno del lancio quando succederà. Normalmente ha senso prepararsi tutta l'audience, al di là della crowd e dei soggetti che vogliono essere aggiornati sulla cosa, anche tutti i vari influencer, giornalisti, testimonial, quello che sia, preallertarli prima, dirgli quale sarà il giorno in cui inizierà, dargli tutto il materiale tale per cui loro possono uscire con la notizia in concomitanza del lancio della campagna, e in quel momento lì lanciare tutte le frecce che hai all'interno della faretra. Cioè l'obiettivo è partire col botto. Ok, poi quindi insegui e continui a fare, ma non ne faccio un po' oggi, un po' domani. No, il primo istante, okay, tutto quello che hai, perché devi superare l'obiettivo.
Dopo, quando hai superato l'obiettivo, sarà un roller coaster nei 20-30 giorni successivi per tenere l'hype, per fare le cose, ma dovrei aver progettato tutto prima. Ma fidati che durante i 30 giorni di campagna il team non dorme. Cioè, se poi la fai internazionale, devi avere le risposte 24/7, cioè devi avere sempre qualcuno che può dare le risposte in chat, perché la domanda senza risposta che sta lì e che pone dei dubbi fa sì che in quel momento lì si blocchino i soggetti che vanno a mettere i soldi nella campagna. E quindi devi rispondere tempestivamente, abilitare l'upsell è anche molto importante, soprattutto nel reward based. Normalmente fatto 100, quello che mettono come primo reward, normalmente la campagna, se correttamente lavorati, si chiude in media a 140, cioè ognuno fa un 40% di più rispetto a quello che aveva pensato nel primo momento. Quello è tutto mestiere, cioè saper gestire la relazione con il chi ha messo il soldo per il reward e sapergli fargli degli upsell nel durante. Quindi è tutto marketing operativo in un qualche modo, e quindi sia prima sia durante ha tutto il senso del mondo supportare con una campagna di marketing correttamente impostata. Alla fine della fiera una campagna di crowdfunding è concettualmente una campagna di marketing. Stai prevendendo qualcosa o stai vendendo quote della tua azienda? Assolutamente sì, quindi anche tutta la parte di PR che gira intorno al progetto è fondamentale, diciamo, per avere poi successo in quello che dobbiamo fare. Ok, vediamo l'ultima domanda, che è possibile integrare il lancio di un nuovo progetto digitale con il supporto di una campagna di crowdfunding? Allora, sì, è vero che nelle campagne di crowdfunding reward based si privilegiano i prodotti fisici, cioè se uno lancia un'app o quant'altro si può farlo, ma la verità è che normalmente la prevendita funziona meglio su un approccio di prodotto fisico, perché c'è la percezione erronea che fare un prodotto fisico costi infinitamente di più di fare un progetto digitale. Quindi la verità è che ci sono molti videogiochi usati prefinanziati con campagne di crowdfunding reward based e che stanno continuando a raccogliere delle cifre imbarazzanti, quindi si può fare per tutto. Quindi ha tutto il senso a tutti gli effetti una campagna di crowdfunding, essendo una campagna di marketing, ha tutto il senso del mondo far supportare il proprio lancio di un nuovo progetto prodotto digitale da una campagna di marketing. Più bello una campagna di crowdfunding, perché? Perché non è soltanto marketing finalizzato a quello che farai dopo, bensì è un marketing finalizzato al fatto che le persone ti stanno finanziando, che non è tanto per il funding, ma è per il commitment che ti dimostrano, cioè è reale commitment se ci hanno messo dei soldi, altrimenti è sì, i mi piace lasciano il tempo che trovano. Un euro è qualcuno che gli piace davvero, sì, se c'è nessun euro gli piace. Sì, diciamo che guardi il successo non tanto su quanti pollici raccogli, ma quanto su quanti poi decidono di sganciare quell'euro all'interno del nostro progetto. È lì che poi si vede realmente il successo, di quanto poi piace il progetto a qualcuno. Corretto. Ok, prima di salutarci, vuoi lasciarci con un segreto, un qualcosa da fare attenzione in tutto questo che ci siamo detti, qualcosa di valore? Qualcosa di valore, vi dico: se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano corri insieme a tanti altri. E questo, se ci pensate, può essere l'emblema della campagna di crowdfunding. Cioè, una volta che tu riesci ad aggregare una tua crowd, in realtà hai tanti soggetti che stanno facendo il percorso con te, di cui puoi beneficiare al di là del funding in sé, ma anche proprio la possibilità di interagire con loro, la possibilità di avere altre cose, cioè al di là del soldo. Io quando parlo di crowdfunding equity base normalmente parlo anche di safe agreement, che faccio prima, cioè un simple agreement for future equity che poi sfocia nella campagna di crowdfunding equity base per convertire in quote, e normalmente lo si dà a sconto rispetto al crowdfunding equity base. Ma quei safer, cioè quei soggetti, sono diverse tipologie di investor personas, cioè possono essere investor customer, investor business developer, investor supplier, investor che portano altri investor, investor professionisti, investor che sono emanazione di un exit. Cioè ognuno di questi non è appena emanazione del soldo che ti può dare, ma il soldo è un commitment per poi fare altre attività e vanno correttamente gestiti. Io suggerisco un sistema di investor relation management, cioè con un sistema attivo di gestione, platform based, in cui puoi animarli, puoi attivarli. Cioè tutti parlano del CRM, quindi il sistema di gestione dei clienti, va benissimo, perché non l'IRM, cioè il sistema di gestione degli investitori? Ed è una nuova dimensione che oggi non è ancora così esplorata, ma molto interessante.
Sì, anche perché poi, come hai detto tu, nell'esperienza in quell'azienda che citavi prima, in quel birrificio, loro non ne hanno fatta una, sono andati a farne tanti e quindi molto, molto spesso sicuramente gli investitori del primo stage avranno investito magari anche nel secondo, poi nel terzo, fino magari arrivare all'ultimo founding che hanno fatto. Sì, infatti è molto interessante. Ti ho messo nella chat privata un link di Forbes dove si racconta della storia di BrewDog. Se vuoi condividerla con okay. le persone, secondo me è un buon modo. Assolutamente, poi la condividiamo. Cioè, siamo in un mondo nuovo e ci sono nuovi strumenti. Non tutti ne sono a conoscenza, non tutti li stanno usando e c'è qualcuno che si inventa dei nuovi modelli. Questo nuovo modello è ancora sottoutilizzato e che ha assolutamente tutto il senso del mondo utilizzare. Assolutamente, guarda, l'ho condiviso qua sotto, ma essendo lunghissimo sarà complicato andare a scriverlo, poi Forbes troverà il link. Troveranno tutto. Va bene, poi tanto lo condivido anche nei nostri commenti in modo che se qualcuno poi vuole andarlo a vedere ha la possibilità di trovarlo. Grazie mille Alberto di tutto quello che ci hai detto di valore. Se avete delle domande per me o per Alberto potete scriverle sotto nei commenti, le girerò ad Alberto in modo che possiamo darvi la migliore risposta possibile. Grazie Alberto di essere stato con noi. Grazie a te Mirko, alla prossima, grazie ancora. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao a tutti.